Siamo ormai in pieno autunno e la zucca è una delle tipicità stagionali. Oggi vi mostriamo un modo alternativo per utilizzarla in cucina. Andremo a realizzare un profumatissimo carpaccio con tante erbette aromatiche e ad accompagnarlo un altro ingrediente principe di questo periodo dell'anno, il radicchio. Il primo passaggio, che è anche il più laborioso della ricetta, è quello di pulire la zucca. Dopo averla lavata sotto acqua corrente e poi asciugata, per rimuovere la sua scorza robusta io utilizzo un pelapatate. Taglio quindi la zucca molto sottile, circa 1-2 mm di spessore. Anche qui con un pelapatate potete aiutarvi, o con una fetta verdure, ma otterrete sfoglie più strette e molto sottili. Tengo da parte un po' di zucca e ne ricavo dei tocchetti più o meno regolari che utilizzerò in seguito. Come erbe aromatiche ho scelto una manciata di foglie di salvia, qualche ciuffetto di origano fresco e due rametti di rosmarino, ma utilizzate pure quelle che preferite. Vado a metterle nel bicchiere del frullatore per preparare il liquido di marinatura e aggiungo abbondante olio d'oliva, due prese di sale e uno spicchio d'aglio medio. Infine un paio di cucchiai di aceto di mele che ammorbidirà la zucca andando a creare un bel contrasto con il suo sapore dolce. Aziono le lame ad impulso finché le erbette non sono sminuzzate grossolanamente, dopodiché condisco le fette di zucca in una pirofila, mescolandole in modo che assorbano uniformemente la marinatura. Aggiungo un bel giro d'olio e lascio riposare per almeno 3 ore in frigorifero, coprendo con la pellicola. Potete anche preparare il tutto la sera prima per consumare il giorno dopo. Un'oretta prima di servire la zucca preparo il radicchio. Lo privo dalle foglie esterne perché rovinate e ne utilizzo un paio tagliandole a striscioline dopo averle lavate e asciugate. Trito grossolanamente anche una manciata di semi di zucca e le aggiungo al radicchio con un filo d'olio. Mescolo e lascio riposare. Nel frattempo affetto del tofu ricavandone dei dadini della stessa dimensione all'incirca dei pezzi di zucca che avevo tenuto da parte e che ora vado a rosolare una decina di minuti in padella con un po' d'olio a coperchio chiuso, fino a renderla tenera ma non tanto da sfaldarsi. Infatti deve poter essere agevolmente infilzata dai classici stecchini in legno per spiedini, alternandola ai cubetti di tofu tagliati precedentemente. Una volta pronti, li faccio andare per qualche minuto nella stessa padella in cui ho saltato la zucca, girandoli di tanto in tanto sui vari lati. Alla fine li cospargo con un filo d'olio per l'ultima rosolatura e li faccio rotolare su del rosmarino che nel frattempo ho sminuzzato finemente e disposto in forma allungata. In alternativa potete utilizzare al posto del rosmarino i semi di sesamo. Una bella spolverata di sale marino e gli spiedini sono pronti. Intanto la zucca è ormai tenera e pronta per essere gustata, quindi vado a condire con il radicchio e i semi di zucca, aggiungo un filo d'olio di aceto di mele e il gioco è fatto. Questo carpaccio è un contorno davvero gustoso e profumatissimo e potete personalizzarlo in mille modi. Con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima videoricetta. Se questa vi è piaciuta non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace. Alla prossima, ciao!